quest'anno, devo essere sincero, sono arrivate moltissime fotografie, se non erro più di 100, con fotografi che hanno partecipato da tutta la Toscana, quindi evidentemente erano turisti in vacanza che si sono cimentati in una fotografia cercando di raccontare Cecina, e l'hanno raccontata bene. Devo essere sincero, le fotografie sono bellissime e soprattutto i primi tre che sono stati scelti hanno determinato un qualcosa di più rispetto agli altri, ma non tanto per la qualità, per il contenuto, perché hanno raccontato dei particolari di Cecina che poi sono risultati vincenti. Noi facciamo questo, cioè prendiamo questo oggetto, andiamo in giro e la prima cosa che facciamo quando vediamo un panorama è prendere e scattare, quindi tappandoci gli occhi fondamentalmente. Ecco, questo secondo me è un errore abbastanza grossolano, no? Che dovrebbe essere messo un po' in secondo piano. L'oggetto, cioè il panorama, nel caso di un panorama, è quello che deve essere guardato e scattato prima con gli occhi. Godiamocelo un po' e poi più tardi magari scattiamo. Stiamo vivendo in un mondo in cui progressivamente in questi anni i fondi per la cultura si sono notevolmente ridotti. Non ci dobbiamo stupire se progressivamente, purtroppo, assistiamo ad una sempre maggiore dispersione scolastica, ad un numero sempre inferiore di persone che si laureano. Non ci dobbiamo stupire se a lato di questo ci sono episodi sempre più importanti di marginalità e quindi di esclusione sociale. L'amministrazione è fortemente coesa nell'andare controcorrente. I fondi per la cultura sono pochi e noi invece investiamo in cultura. E oggi perdiamo molto poco tempo, purtroppo, a raccontare, non tanto a leggere, ma a raccontare, sì. Non abbiamo forse neanche più nel coraggio, nel pudore di raccontarsi, di aprirsi, perché c'è questo clima un po' duro che ci circonda, che magari ci impedisce anche di tessere rapporti interpersonali più facilmente, più velocemente. Oltretutto, io la definisco la comunicazione 3.0, che ci contraddistingue oggi, è un qualcosa che ci ruba del tempo, ci ruba automaticamente del tempo, perché lo portiamo via sui social, che è un'altra forma di comunicazione, quindi chiaramente dedichiamo al rapporto interpersonale, all'incrocio degli sguardi, sempre meno tempo, e soprattutto a raccontarsi. Raccontarsi è importante perché porta alla conoscenza delle persone. La passione è avere le molle sotto le scarpe, è una cosa meravigliosa, è come diceva Rimbaud, avere le suole di vento è un diritto fondamentale, un ciabattino che metta a posto bene le scarpe, un architetto che fa una cosa strana, un giornalista che ti spiega un problema in 5 righe, o qualcosa. E invece che questi ragazzi, quando vanno a casa, c'hanno i genitori che parlano del mutuo, quando vanno a scuola c'hanno gli insegnanti che parlano di andare in pensione. E ditemi voi, dov'è sta passione? C'è gente che fa mette le fotografie su Instagram del cappuccino che ha bevuto. Mi pare che sia stata interpretata la passione come una cosetta, la seratina di sesso, un po' poco per quello che invece è l'importanza che ha avuto questa parola nella storia dell'umanità, che è stata quella che ha permesso la bellezza, il cammino della civiltà. È avvenuto solo per passione, non certo per accomodamenti, quindi. Però la passione ha bisogno di talento, ha bisogno di formazione, ha bisogno di perizia, ha bisogno di cultura, sono tutte parole che non sono così di moda oggi. 99% dei ragazzi e delle ragazze che hanno fatto la maturità sono stati promossi, ma vi rendete conto? È una scuola fallita! Fallita! Io ogni tanto mi piacerebbe in una piazza incontrare un ragazzo e una ragazza che appartengono all'1% dei bocciati.
Perché sarebbe interessante dire, ma te come hai fatto? A Tirana tu ti iscrivi, paghi, si capisce, un obolo bisogna pure alla cultura, bisogna pure darlo, questi vanno lì, ti danno la laurea in medicina, che è equiparata in Italia, capito? Dopodiché voi non avete paura? Quando andate in ospedale, gli dice, lei è mai stato a Tirana per caso? Sai, in questo paese, quando non sai nulla, non hai formazione per nulla, puoi diventare un ministro, oppure puoi diventare un influencer o un counselor. No, non possiamo accontentarci abbassandoci. Non dobbiamo accontentarci, dobbiamo alzare, dobbiamo fare l'opposto. Cioè, non dobbiamo accontentarci, dobbiamo pretendere, avere delle ambizioni. C'è una parte delle giovani generazioni che sono sedute, sdraiate. Ci guadagna solo divani a divane. È diventata una sorta di leccornia, una cosa, la comodità, è diventata una cosa erotica. Quando anche l'erotismo non è comodo. Perché se c'è una cosa, anche l'erotismo, tocca a volte farlo in situazioni strane. Quindi non è comodo. Anzi, quando è troppo comodo, da noi, giusto? Bisogna seguire le cose scomode, non quelle comode. Le comode le sanno far tutti, sono quelle scomode che cambiano il mondo. E questo mondo va cambiato perché non è il migliore dei mondi possibili. Io sono una studentessa di sociologia all'Università di Pisa. La questione dell'internet e invece dei social media oppure come i telefoni, io lo vorrei definire più come un alleato, poiché mi permette di contattare chi sta in un'altra parte del mondo. Io stessa ho conosciuto cose che non avrei mai potuto conoscere senza il telefono. WhatsApp ha lo stesso metodologia di azione che nel cervello funziona con la droga. Perché? Perché WhatsApp è una cosa che funziona, sì, lo dice la definizione, nell'immediato. Ora, nell'immediato non c'è profondità, non ci può essere profondità, c'è solo una risposta immediata che è superficiale. Tu mi dici, tu WhatsApp, tu non mi puoi parlare dell'immigrazione, giusto? Perché dovresti scrivere una lenzuolata. Tu o mi fai una battutona sull'immigrato o non parli dell'immigrazione. Sono le grandi, le 3, 4, 5 aziende che fatturano di più al mondo, lavorano perché tu stia calmo, perché tu stia a casa, perché dai voti porta la cena, perché Netflix ti fa scaricare il filmettino a casa e tu stai a casa, ci ingrasseremo tutti seduti. Bisogna stare attenti che la tecnologia ci può anche rendere molto stupidi. Tutti odiano la cultura, sai perché? Perché è molto semplice, perché se tu sei colta sei libera. E a tutta questa gente non piace che tu sia libera.